Autostrade per l'Italia ha compromesso la sicurezza dei viadotti, a dirlo è la procura di Avellino, alla luce di quanto emerso dalle ispezioni dei tecnici del Ministero dei Trasporti. In particolare gli inquirenti contestano otto indagati, tra cui tre manager della società del gruppo Atlantia, di aver sostituito i tirafondi ad alta resistenza con barre filettate e inghisate in malta cementizia, compromettendo notevolmente, così ha dichiarato il GIP, la capacità di contenimento delle barriere in caso di urto con veicolo pesante. Ed è per questo che la procura ieri ha rigettato le istanze di dissequestro presentate da ASPI, autorizzando l'avvio dei cantieri sotto l'occhio attento dei tecnici del MIT. Da qui però un altro problema. Alla luce dei sopralluoghi sarebbero emerse delle irregolarità, in quanto autostrade non avrebbe rispettato le prescrizioni contenute nella variazione tecnica espressa dal Ministero. Fino a quando tutti gli elementi delle barriere non corrisponderanno alla classe di sicurezza H2, quella cioè di contenimento più elevato come omologato dal Ministero. MIT, i lavori di messa in sicurezza non potranno essere avviati. E mentre il traffico aumenta, così come il chiasso e lo smog dei tir, la soluzione all'emergenza appare come un miraggio. Gestire un'autostrada in Italia è un affare d'oro. Nel 2016, l'unico anno di cui si hanno i dati completi, i 24 concessionari italiani hanno incassato quasi 7 miliardi. La Sola Aspia ha fatto perfino meglio, oltre 3 miliardi messi in cassa, con 624 milioni di utile pagate le tasse. Sotto accusa è quindi la famiglia Benetton, che benché gli alti proventi non avrebbe provveduto correttamente ai lavori di manutenzione. Il governatore d'Abruzzo, Marco Marsiglio, ora fa la voce grossa e punta il dito contro Roma. Si sta perdendo troppo tempo, ha detto il presidente regionale. Io do atto al Ministero di aver fatto molte riunioni, però devo dire con altrettanta serenità e determinazione che finora non si sono visti i risultati concreti di tutte queste riunioni che durano da prima di Natale. E io penso che comunque quando si interviene su queste cose non si possa stare mesi ad attendere che qualcuno decida se il viadotto è, per, è per davvero pericoloso o no e, e quanto tempo ci debba e volere per intervenire, però è chiaro che se dovessimo trovarci di fronte a una situazione di emergenza non potremmo far altro che bloccare il traffico pesante all'ingresso della nostra regione provocando un disastro dal punto di vista economico, sociale e infrastrutturale. In attesa della riunione di domani tra enti, istituzioni e autostrade, Marsilio propone quella che secondo lui potrebbe essere la soluzione all'emergenza. Si adottasse una soluzione simile a quella che abbiamo adottato sotto il traforo del Gran Sasso, e cioè eh, limitare la velocità e mettere una distanza minima un, tra, tra i mezzi, le sollecitazioni su quel viadotto sarebbero sicuramente minori di quelle che oggi subisce quando ha come dire, tutte le macchine ferme attaccate l'una all'altra, quindi è molto maggiore il peso e la sollecitazione che subisce il viadotto in queste condizioni.